La nuova legge sulla professione di avvocato, la 247 del dicembre 2012, regola all'articolo 9 la disciplina delle specializzazioni, da conseguire attraverso appositi percorsi formativi biennali organizzati dalle facoltà di giurisprudenza. Specializzazione degli avvocati che prevede anche una delle caratteristiche in capo agli stessi professionisti per accedere all'iscrizione di questi albi. Caratteristiche che sono l'iscrizione ininterrotta e senza sospensioni all'albo ordinario degli avvocati, nonché una partecipazione ad una formazione, a una scuola di alta formazione per almeno 2 anni. Prevede anche un discorso di riserva, non di una riserva di attività dell'avvocato specializzato, e questo nei confronti dell'avvocato generalista o tuttologo, come è stato definito, il quale è e deve rimanere una figura essenziale ed ineliminabile dell'avvocatura, il quale garantisce appunto la trasversalità delle competenze nei vari ambiti. L'avvocato specialista è specializzato, quindi che cosa garantisce? Garantisce una maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini per quanto riguarda quella richiesta di una competenza legale qualificata in settori specializzati. Gli ambiti poiché dove possono spaziare gli avvocati specializzati possono essere il diritto penale, il diritto del lavoro, il diritto amministrativo, il diritto tributario, il diritto della navigazione, il diritto dell'Unione Europea. Questo anche a fronte appunto dell'apertura della professione legale nei confronti dell'Europa.